Momentum è un buon modo per definire una contingenza temporale, cioè l'attualità, però nel modo più poetico possibile. Era molto figo una cosa che facevi all'inizio, che facevi un tu. Che facevo? All'inizio, quando hai provato a fare il loop, facevi una roba di cassa, giusto. Quella che è sbura. Col primo disco noi ci siamo conosciuti in studio, in questo studio, però ci eravamo andati dei brani. Un canovaccio di brani da fare, una scaletta, ci vediamo, facciamo questi brani e vediamo che cosa succede. Ci siamo ritrovati invece in questo caso dicendo ok, ora cosa facciamo? Siamo un po' più adulti, prendiamoci la responsabilità di fare un qualcosa di nostro. Catch the Momentum, insomma, era un modo per esortare anche a fare qualcosa che fosse nel giusto modo, nel giusto momento, nel giusto sentimento della situazione. E ci abbiamo messo dentro un po' tutto, ci abbiamo messo dentro un'attitudine che è quella che abbiamo un po' imparato, diciamo così, quindi fare i dischi veloci, è un altro disco fatto in una settimana e è un disco che suona volutamente un po' post prodotto. Io lo vedo come un disco un po' distopico. Realtà e finzione sono volutamente mescolate in modo che non si sappia cosa è cosa, ma chi è stato dietro le quinte come noi sa che invece tutti i suoni sono assolutamente reali, non ci sono effetti speciali, ma fino a un certo punto. La parte della strofa è abbastanza lunga, quindi potresti entrare con queste rullate nella seconda metà? No. Cioè fare il groove dritto prima e poi girarlo un po' più? Oppure il file lo potrei fare solamente alla fine di blocchi più larghi e stringerlo sempre di più. Esatto. Okay. Vai. Max, oh, tu come va? Sì, tutto a posto? Sì, il verbo, ok? Sì. Ok. Anche meno se vuoi, Prova a stare ancora più gnucco. Negli anni 90 c'era molto la cosa di fare tutto elettronica, tutta suonata. Non volevamo fare questo, volevamo fare una cosa che avesse un senso molto compiuto anche senza un'eccessiva produzione. Per l'idea è stata un po' di ritornare un po' sonicamente a quello che eravamo all'inizio, introducendo però delle cose che non avevamo mai usato, tipo dei sampler, dei campionatori. Questo probabilmente è il disco meno studiato da Tavolino dei Calibro. Cerchiamo di capire come questa cosa può entrare dentro Calibro. E di questo fan parte sia i vari progetti che facciamo, che è una cosa che a me piace moltissimo. Ognuno di noi fa tante cose all'esterno e poi quando ci rivediamo in Calibro le rivedi tutte, sia quei dischi che ascoltiamo, musiche afrobeat, afrofunk e hip hop negli ultimi anni sono state il 90% delle cose che abbiamo condiviso tra di noi. Paradossalmente è uscito un disco che quando l'abbiamo risentito ci sembrava quasi un disco, delle cose che ascoltavamo, non so, i Tortoise piuttosto che la Jazzist. Secondo me ha sempre poi arricchito il percorso della band, il fatto che tutti quanti facciano mille altre cose, mille esperienze, che siamo un po' tutti irrequieti in qualche modo e curiosi. Sono poi esperienze che tornano poi a casa, che vengono sempre condivise e che si sentono anche nei dischi. E quindi in qualche modo forse anche il disco dei Calibro in cui ci siamo ritrovati ancora più diversi l'uno dall'altro nell'interfacciarci, nel reinterfacciarci tra di noi. C'è sempre il DNA Calibro perché ormai l'abbiamo maturato in 10 anni, ma stiamo cercando pian piano di spostarlo anche altrove. Quindi direi che il momentum in cui ci troviamo è di grande incertezza. E quindi di fertilità. E qui bene.